serie di Win. Tutti i colori della passione. Prima partita della 40esima e terz'ultima giornata in Serie B Win allo stadio del Duca di Ascoli Piceno e di scena il Siena, reduce dalla festa promozione di sabato scorso, così come l'Atalanta. Prosegue il duello tra Toscania e Bergamaschi per il primo posto, mentre l'Ascoli di Castoria ha disperato bisogno di punti salvezza in una classifica, lo ricordiamo, notevolmente appesantita da almeno 7 subito per irregolarità amministrative. Siena con molti titolari che finora hanno giocato meno, vedi Cacciatore, Ficagna, Rossi, Carobbio e Caputo. Si parte agli ordini dell'arbitro Gaglione di Alessandri, già in piedi Castori. Siamo al quarto d'ora, attenzione al destro di Moretti, la gran parata di Coppola. In calcio d'angolo il centrocampista marchigiano ha questi numeri dalla distanza. Lupoli in mezzo, Fezzesin di testa da solo, si mangia una clamorosa opportunità per portare in vantaggio l'Ascoli. 19esimo, Brienza per Cacciatore, il cross morbido, Calaiò anticipa tutti e sorprende Guarna, il vantaggio del Siena che non si accontenta della Serie A già conquistata. 16esimo gol in questa Serie B Win per Emanuele Calaiò, capitano nell'occasione della Siena di Antonio Conte. Bello il cross dalla destra di Cacciatore, ex della Sampdoria, in verticale. Palla per Caputo, solo davanti a Guarna, e Caputo cicca clamorosamente negli ultimi minuti della prima frazione di gara l'opportunità del 2-0 per il Siena. Via alla ripresa, l'Ascoli deve assolutamente reagire. Conte guarda il match, palla in mezzo, attenzione lo stop di Giorgi, tutto bello tranne il destro che non trova la porta difesa da Ferdinando Coppola. L'Ascoli vuole reagire, Micolucci per Gazzola, Fezzesin, altro clamoroso gol mangiato dall'ex ungherese del Brescia. Esce Lupoli, dentro Alessandro Romeo con la maglia numero 9. Castori vuole dare ulteriore peso al suo attacco. Giorgi, Coppola ci arriva, arriva proprio Romeo, ma in scivolata la palla finisce sul fondo. Brienza per Reginaldo, limite dell'area, destro a giro millimetrico, e il Siena va sul 2-0 con il sesto gol in questa Serie B Win per il brasiliano Reginaldo. L'Ascoli sbaglia, il Siena no, gli uomini di Conte puniscono quelli di Castori che a questo punto sono in un baratro molto molto pesante. 71esimo, la palla di Giorgi per Di Donato, Coppola, la palla si impenna e Romeo, gran rovesciata, attenzione, l'Ascoli riapre il match. Ascoli 1, Siena 2, il miracolo di Coppola su Di Donato, poi l'acrobazia di Romeo che dopo tanti infortuni mette a bersaglio alla sua 15esima presenza il secondo gol in questa Serie B Win. Palla indietro di Brienza per Marrone che tutto solo appoggia tra le mani di Guarna, Siena vicino al 3-1. 88esimo, Fezzesin si riscatta dopo tanti errori e di testa mette a bersaglio la rete del 2-2 che fa esplodere il del Duca. Il cross di Gazzola, questa volta Fexesin trova pallone e porta. 93esimo, Moretti, gran botta, traversa, linea, attenzione Romeo, il colpo di testa di Romeo, l'incredibile rimonta dell'Ascoli. Ascoli 3, Siena 2 al 93esimo, la bordata di Moretti si spegne sotto la traversa, sulla linea di porta, non è gol, ci pensa Romeo a ribadire la palla in rete. 3-2 per l'Ascoli, Gaglione manda tutti negli spogliatoi. Per i marchigiani può essere il successo salvezza.